nel 1900, gennaio del 1961 ho avuto il primo approccio con l'Italsider per il lavoro di un grande scultore, mi è stato detto subito all'inizio, che mi mandavano un bozzetto per un progetto di una costruzione di una scultura per il Festival di Spoleto. Dopo un mese così mi è arrivato questo bozzetto, mi è stato consegnato dall'Italsider. La questione è che c'erano dei problemi per la tracciatura, per la costruzione di questo progetto. Ho iniziato a studiare la costruzione, sia a scegliere il metallo, sia a scegliere le lamiere da 13 mm di spessore e il tipo di acciaio che resistesse al vento, che resistesse alle intemperie più che altri tipi che facessero la ruggine o meno. Quando scelto le lamiere, prese a parco, prese dal magazzino Ilva, Italsider di Savona, e le ho stese su un piazzale dentro l'Italsider. Dal piazzale abbiamo cominciato a fare la tracciatura il quale anche con i disegnatori dell'Italsider, con i progettisti dell'Italsider, avevamo dei problemi, perché le curve di questa scultura non erano fatte con i goniometri, erano fatte a mano, e allora c'erano dei problemi. Io ho preferito fare la tracciatura col sistema delle navi, dalla tracciatura delle navi a coordinate, con delle coordinate, ossia fatte a strisce in base riportate, ogni 10 cm era un metro, riportate sulla lamiera, e abbiamo ottenuto un risultato meraviglioso. Abbiamo tagliato poi tutte le lamiere, abbiamo fatto la prima parte, che sarebbe quella con la freccia in alto, la prima parte principale, la prima parte di lamiera. Poi con gli scarti ricavati da questa abbiamo fatto le altre piccole parti, e poi altre lamiere più grandi per fare l'altra parte. Insomma, piano piano abbiamo ritagliato tutti i pezzi e abbiamo cominciato a prepararsi tutto per il trasporto, che il trasporto doveva venire su camion, il quale non c'era la possibilità di trasportarle, abbiamo dovuto ritagliarle tutte più dritte che si poteva, naturalmente più col pantografo, in modo da aggiungerle. Poi sul posto abbiamo caricato il tutto e abbiamo portato su tutta Spoleto. Questo abbiamo fatto due camion, abbiamo studiato delle slitte da mettere sui camion, sul rimorchio, perché queste lamiere erano troppo grandi e non passavano da nessuna strada, era più larghe. Quando siamo arrivati a Spoleto poi è stato il punto più oscuro, perché siamo arrivati là in mezzo a un paese, nel caos completo del festival, che non sapevamo cosa fare, dove metterla, non era studiato niente. Abbiamo scaricato il tutto in questa strada laterale di fronte alla stazione che andava al deposito ferroviario, naturalmente con dei sistemi manovali, perché le gru non c'erano. Allora abbiamo scaricato il tutto con dei morsetti appesi a degli alberi di gesso che erano lì nel viale. Il camion andava e abbiamo tirato giù le lamiere. Abbiamo steso questa lamiera a terra e abbiamo formato la prima parte del primo pezzo che andava. Abbiamo dovuto cercare con l'intendente Carandente, con l'architetto del comune, cercare una piazza che fosse disposta a accettare questo. E piazza Spoleto grosse così non c'erano. L'unico posto era lì, dalla stazione. I problemi più grossi sono venuti quando abbiamo finito di saldare i pezzi uno sull'altro, li abbiamo messi tutti, poi il problema è stato quello di tirarli su in piedi, perché a 27 metri una lamiera da 13 mm non ci sta, si piega. E allora sono andato dal capostazione a dirgli se aveva dei binari vecchi che non le servivano, il quale mi ha detto di prendere i binari che mi servivano in una catasta di binari vecchi. Abbiamo tirato via questi binari
posizionati nella posizione che mi sembrava logica che dovessero tenere, con dei cavalotti di lamiera ritagliati, puntati su questa struttura, e poi l'abbiamo cominciato a mettere su. Però quando abbiamo dovuto poterla piazzare, abbiamo dovuto pensare prima ai plinti, perché sennò dove si metteva? Dove la mettevamo? Che non c'era di basi. E allora mi sono inventato i plinti in ferro, perché il cemento naturalmente stava 40 giorni prima, 30 giorni prima di essere duro, di poter posizionare sopra. E allora mi sono studiato questi plinti che erano delle lamiere tutte saldate, con delle nervature enormi dentro, posizionate su i tubi della fognatura che passava nella piazza, degli scarichi dell'acqua, della corrente, di tutto cosa c'era, cosa trovavamo nello scavo, fare dei plinti con dei incavi per questi tubi, poi saldare, insomma abbiamo fatto dei plinti, poi abbiamo caricati di ghiaia, come erano posizionati abbiamo cominciato a tirare sul primo pezzo, poi l'abbiamo puntellato, abbiamo messo sul secondo pezzo, le orecchie facevano da base e abbiamo cominciato a piazzare. Come abbiamo cominciato questo, abbiamo tirato sull'altra parte, più alta, l'altra parte più lunga, insomma non era più lunga, ma senza la freccia, il quale abbiamo avuto un po' di difficoltà, sia nella posizione, nel posizionarlo, però poi alla fine insomma ci siamo riusciti. Quando abbiamo finito però c'era sempre la questione che queste rotaie facevano parte della scultura. Non andava bene vedere delle rotaie da treno su una scultura di ferro. Quando è arrivato Calder ha visto la scultura sulla porta della stazione, era rimasto meravigliato, il quale mi ha detto: l'hai fatta tu? Allora lanciati. Se sei riuscito a tirare su in queste condizioni, puoi finire al bellissimo che va bene così. E allora io gli ho fatto vedere il bozzetto, qualcosa il quale lui ha battezzato il bozzetto versandoci sopra da bere, e mi ha detto di andare avanti. Prima di andare via, naturalmente, gli ho fatto fare la firma con un gesso sopra, poi riportata con la saldatura su un orecchio laterale. E poi ho fatto tutte le finiture di questa cosa. Con Spoleto e le sistemazioni delle varie sculture abbiamo avuto parecchie difficoltà, sia nel rintracciare la gente di questi dirigenti del festival, perché loro erano gente che viveva solo di notte, di giorno dormiva, e noi di notte c'era la possibilità che potevamo riposarsi, stanchi del giorno di lavoro. Invece loro dormivano, loro vivevano di notte, facevano le lucciole, e io di lucciole non si poteva vivere. E lavoravamo dalle 7 del mattino sino alla sera alle 8. Si mangia soltanto il tempo per andare a mangiare su in una pensione, che anche qui è stata un po' un'avventura, perché l'Ilva, l'Italsida di Savoia, l'Italsida di Genova ci aveva fissato un albergo, il quale questo albergo era un albergo a 5 stelle. Noi come facevamo ad andare a mangiare a mezzogiorno in un albergo a 5 stelle conciati come dei maiali? Poi tutte le sere si faceva la doccia o il bagno, però quando si andava nel letto ci rimaneva lo stampo del sudore, della roba, sì che si lavavi, però la polvere di ferro e delle mole e del cannello entra nella pelle, un po' di stampo, per capire. Allora siamo andati in una pensione vicino al comune, la quale siamo stati molto bene, perché a noi poi ci piace mangiare da lavoratore un bel piatto di pasta asciutta senza tante belinate o un pezzettino di prosciutto, a noi non ci serviva. Noi un bel piatto di pasta asciutta, una bistecca, basta, noi eravamo a posto. Un giorno rintracciato alla sera in un bar, in un circolo privato, ho rintracciato il dottor Carandente e altri due o tre del festival.
ma l'avevo ritracciato per sapere delle posizioni di queste sculture, in più per delle posizioni che mi interessava, per quella di Calder, la più grossa, che era una cosa molto impegnativa. Insomma, che sono andato in questo bar alla sera alle 9 a cercare, fra parentesi pioveva anche, mi ricordo, e entriamo in questo bar, li chiamo fuori, li chiamo uno fuori, per favore venga un momento che in questo circolo privato, tutte a ombre, a luci basse, io sono stato fuori, l'ho chiamato, ho voluto fuori l'architetto, un architetto, poi è venuto fuori Carandente, il quale mi hanno fatto imbestialire, ho preso il modellino di Calder, gli ho dato la pata contro il muro e l'ho disintegrato. Ormai la scultura era assutata, l'ho disintegrata. E si sono messi a piangere, disperati, per questo qui, guardate, prendetelo, mettetelo apposta, io, e me ne sono andato. L'unica cosa che io potevo appunto guadagnare in tutto questo, in più, era tenermi quel modellino, perché il modellino era stato donato a me da Calder. E invece io non sapevo proprio che cosa farmene, non capendo allora il valore di questo modellino. Dopo anni, dopo ho saputo che questo modellino era un capolavoro, costava l'ira di Dio. E io invece l'ho disintegrato e l'ho regalato alla direzione del Festival. Questo per dire i miei interessi che avevo. Io si lavorava per la passione di lavoro e per la voglia di lavorare. Noi dovevamo lavorare. E basta. Io ho avuto tanta passione e tanta ammirazione per l'Italside, perché ha avuto molti riguardi verso di me quando facevo queste opere. Dei riguardi che poi appunto sono stati ricontracambiati, che io sono, cessando l'attività da artigiano, sono entrato a lavorare all'Italside. Per la scultura di Consagra, invece, sono stato interpellato dalla direzione dell'ILVA, dell'Italside, è venuto e con un pacco voluminoso di bozzetti di carta rotolata, di cartoncini bianchi, è venuto e abbiamo sviluppato questi su un tavolo, e mi ha detto: io ho bisogno di tagliare tutti questi cartoncini su delle lamiere, tagliare le lamiere, fare dei pezzi come i cartoni che sono cartoni. Detto, va bene. Lui l'aveva stesi, attaccato al muro, appesi al muro, io avevo rifatto tutto, riportato le misure sulle lamiere, e di quello l'avevo tagliate tutte col cannello, riportate, molate tutte, che lui le voleva finite, non grezze. Era rimasto molto soddisfatto, mi aveva regalato anche dei bozzetti meravigliosi di questa scultura, il quale io, non il bozzetto, ma dei pezzi di questo cartoncino autografati da lui. E invece con Sbit un giorno mi chiamano, sempre alla direzione, dopo queste esperienze, mi dicono se voglio andare a Cornigliano. Sono stato una settimana. Andavamo nei punti più impensati a raccogliere la roba per fare le sculture. Ad esempio siamo andati nei mucchi di rotami di Voltri, dell'Ilva di Voltri, dell'Italside di Voltri, i quali c'era di tutto, dai carelli di fonderia ai compassi a spessore che si misuravano i cilindri per misurare lo spessore dei cilindri, se erano ovalizzati o meno, e lui recuperava questi. E io ricercavo di ingranaggi rotti, flange, tutto cosa si poteva trovare, e poi lo facevo vedere a lui. Lui diceva: questo qui va bene, questo qui ok, ok, ok. E poi io andavo là con questo saldatore qui che era lì di Genova e a metterli assieme. Io gli dicevo: guarda, hai un punto lì, poi quando viene Smith gli diciamo se viene bene. Lui guardava e veniva: no, però ok, ok. Metti questo ancora qui, metti quello là, e abbiamo fatto le sculture. Abbiamo adoperato dei carrelli, noi ci dicevamo, scusate la parola, tricabale, perché erano due ruote con un arco, il quale con un gancio al centro si agganciavano i tubi o dei pesi che dovevano essere portati su delle ruote, su due ruote, e poi si trainava. Mi sono divertito con Consagra e Lorenzetti, mi ero divertito. Con Consagra mi è piaciuto moltissimo fare il lavoro di Consagra, perché io ero un artigiano, sono un artigiano,
sono uno che ha lavorato il ferro in tutte le maniere, il metallo in tutte le maniere, sono un saldatore di metalli, di rame, di bronzo, di metalli speciali, specialmente, però lavorare questa roba così mi era piaciuto molto.